Stadio comunale di Villa San Filippo, finale titolo regionale di promozione. Siamo nell'immediata vigilia di questa partita, sentiamo alcune impressioni con Matteo Marcaccio, tecnico della San Giustese, e di Stefano Tiranti, tecnico del Marina. Siamo con mister Marcaccio, allora tecnico della San Giustese. Dopo lo stupendo campionato vinto, il girone B, come vede questa partita per la sua squadra, mister? Ma speriamo di ripeterci nella maniera migliore possibile, perché affrontiamo sicuramente una squadra di pari livello che ha vinto il proprio girone come noi, quindi avremo le nostre difficoltà, ma come le abbiamo avute tutto l'anno. Però ho la fortuna di che il gruppo è praticamente al completo, quindi vediamo di interpretare al meglio quest'ultima partita, e anche perché giochiamo davanti al nostro pubblico e ci teniamo a far bella figura. Siamo con Stefano Tiranti, tecnico del Marina. Un'ulteriore occasione per mettere la ciliegina sulla torta con questa partita finale regionale del titolo di promozione. Ah, oggi è una vetrina, no? Sia per voi, sia per la San Giustese che per il Marina Calcio. Il risultato è importante, ma non è importantissimo. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Siamo stati bravi come loro sono stati bravi. Poi oggi è una partita che vince il migliore senza nessun risultato scontato. San Giustese che schiera la seguente formazione: Alessandrini fra i pali, Cento, Iommi, Cocciaretto, Biondi, Romagnoli, Carboni, De Reggi, Sant'Agata, Cerbone, Ramadori. In panchina Morettini, Pagliarini, Frascerra, Ciucci, Compagnucci, Sulpizzi e Pazzi. Allenatore Matteo Marcaccio. Il Marina risponde con Morresi, Bernareggi, Maiorano, Marco Santini, Savini, Valeri, Ribichini, Savelli, Tittarelli, Badiali e Gagliardi. In panchina Gala, Rossi, Mattia Santini, Sabatini, Porro, Moschini e Mossotti. Allenatore ovviamente Stefano Tiranti. Arbitra l'incontro il signor Paolo Evandri della sezione di Fermo, che è coadiuvato dall'assistente Francesco Ciarrocchi della sezione di San Benedetto del Tronto e dall'assistente Michelangelo Cardinaletti della sezione di Iesi. Tutto pronto, squadre schierate, calcio d'inizio dalla San Giustese partiti in questo istante. Biondi verso Cerbone, che di petto fa viaggiare il numero 9 Sant'Agata. Tiro di Sant'Agata, bella la conclusione dal limite dell'area, ma bravo e attento, blocca a terra Morresi e riparte il Marina. Azione fallosa, quindi calcio di punizione, siamo sui 25-28 metri dai pali difesi da Alessandrini quando corre l'undicesimo minuto nel corso del primo tempo. E il numero 2 del Marina, Bernareggi, che calcerà in area, vediamo, ecco, vediamo che tutto è pronto, ecco. Pallone in area, pallone che andava verso il portiere, il numero 4, scusate, Marco Santini. Il signore Vandi ha ritenuto falloso l'intervento, quindi ci sarà calcio di rigore per il Marina. Vediamo quando siamo giunti al dodicesimo minuto. Vediamo chi si incarica della battuta, il numero 4 Marco Santini, il giocatore che ha subito il fallo. Vediamo, parte il tiro di Santini ed è gol. Marina in vantaggio al dodicesimo minuto del corso del primo tempo qui a Villa San Filippo, grazie al rigore di Marco Santini. Fallo laterale ancora Romagnoli per capitan Cocciaretto per Cento sulla parte destra. Cento in avanti verso Sant'Agata, viene fronteggiato regolarmente, però perde palla il numero del Marina, e poi è Ramadori che riesce a conquistare la sfera, cerca di liberarsi, viene steso proprio nella lunetta dell'area di rigore. Quindi siamo proprio vicinissimi alla linea dei 16 metri, calcio di punizione per la San Giustese. Vediamo, ecco, è tutto quasi pronto per questa battuta, per questo tiro piazzato. Ecco, vediamo che parte lo stesso Ramadori,
e c'è il gol, c'è il pareggio di Ramadori sul calcio di punizione quando corre il 34esimo minuto, quindi pareggia la San Giustese grazie al gol di Ramadori. Ristabilita la parità qui a Villa San Filippo. Dopo un minuto di recupero il signor Evandri manda tutti negli spogliatoi, sul risultato di parità si chiudono i primi 45 minuti di gioco. Il fischio di inizio dei secondi 45 minuti di gioco, ancora Sant'Agata che riesce a conquistare la sfera, cross in mezzo, alto per Cerbone, poi cross ancora per la testa di Cerbone di 100 da quest'altra parte, sulla parte destra, e il numero 10 mette sul fondo. E ancora la Marina, ancora bravo di tacco Maiorano verso Savelli, Savelli Titarelli, ancora Savelli lo scambio e poi tira direttamente Savelli, ma pallone troppo smorzato e termina facilmente fra le braccia di Alessandrini. Seguiamo questo corner, lo stesso Mossotti che si incarica, giocatori schierati, traiettoria lunghissima sul secondo palo e stacca però il numero 5, il numero 6 Romagnoli, è bravo, palla al piede, uscire dalla propria area di rigore e quindi a dare la spinta per un'azione d'attacco per la San Giustese. Seguiamo ora è Romagnoli che si è fatto sui 50 metri, pallone per Cerbone, Cerbone verso Frascerra, Frascerra per Cristian Pazzi, Cristian Pazzi vediamo deve rientrare sul per liberarsi due avversari di cui uno lo attacca e quindi calcio di punizione per la San Giustese. Cristian Pazzi sulla sfera e Pazzi che batte direttamente, trova il gol. Quindi San Giustese che raddoppia con Cristian Pazzi al 29esimo. Che Capitan Valeri si appresta a battere, siamo sulla tre quarti di San Giustese, pallone che verrà scodellato in mezzo. Nel frattempo siamo al 90esimo, 5 minuti di recupero accordati dal signor Evandri di fermo. Altra parte del campo per Bernareggi, Bernareggi deve ritornare indietro sull'attacco di Carboni, ancora Bernareggi non riesce, ecco, serve il proprio capitano e proprio in questo istante il signor Evandri di fermo decreta la fine dell'incontro. La San Giustese batte il Marina per 2-1 e si aggiudica il titolo regionale di promozione Marche. Quindi è questo il verdetto che scaturisce dopo questo incontro qui a Villa San Filippo. Mister Matteo Marcaccio, allora è arrivata anche questa ciliegina sulla torta dopo la vittoria del campionato. Avete vinto anche il titolo regionale disputando un'ottima partita. Una San Giustese che ci ha provato sempre, nonostante lo svantaggio dei primi 45 minuti, ci ha creduto sempre ed è riuscita a ribaltare la situazione e a portare a casa questo bel risultato. Sì, è una soddisfazione in più che diciamo corona l'annata che abbiamo fatto, ma anche i complimenti vanno al Marina, ha fatto un'ottima partita. Dopo sono partite equilibrate che sono decise dagli episodi, tanto che i tre gol sono stati realizzati su calci piazzati, quindi questo la dice tutta sull'andamento della gara, quindi complimenti a loro e ai miei ragazzi che ancora una volta qua, nei momenti importanti non manca. Per la prossima stagione vedremo Matteo Marcaccio ancora sulla panchina San Giustese? Non lo so, il futuro non lo so, adesso è importante finire, staccare un po' e poi quello che sarà non c'ho idea, né io né non lo so. Siamo con Stefano Tiranti, tecnico del Marina. Allora mister, avete perso, però onore alla tua squadra perché avete giocato una bella partita, siete andati in vantaggio con un calcio di rigore del numero 4 e avete giocato poi una buona partita perché avete sempre attaccato, anche se la San Giustese a mio avviso ha tenuto il pallino del gioco, però voi avete ribattuto colpo su colpo, onore alla tua squadra. Ma innanzitutto devo fare io gli auguri a tutta la squadra perché ha fatto una partita quasi perfetta. Purtroppo gli episodi ci hanno condannato, due punizioni. Poi mi sembra, voi avete le immagini, mi sembra che sul rigore nostro, ultimo uomo ante il portiere, doveva esserci l'espulsione e non c'è stato. Meglio che capita questo errore arbitrale oggi che un mese fa che contava di più. Stefano Tiranti, prossima stagione sulla panchina del Marina? Stefano Tiranti, se fa l'allenatore sarà sulla panchina del Marina. Se non fa l'allenatore mi troverete da qualche parte in spiaggia a giocare a beach tennis. Grazie, in bocca al lupo a Stefano Tiranti. Ho qui Antonio Pantanetti, ne approfitto. Allora Antonio, vittoria del campionato, titolo regionale e ritornata alla San Giustese.
ritornata alla San Giustese, solamente che oggi sì, abbiamo vinto per due episodi, però come quello che dice noi, è da un mese che avevamo vinto, abbiamo già allentato sia in tutto e per tutto, sai, capisco anche l'euforia dei giocatori, dei ragazzi, degli impegni che ci hanno. Comunque abbiamo fatto una bella partita lo stesso, complimenti a loro perché a loro mi sono molto molto piaciuti, dico la verità, come assetto di squadra, come impostazione, come stanno in campo, tutto mi è piaciuto dalla loro, veramente mi è piaciuta la squadra loro, dico la verità. Complimenti alla squadra della San Giustese che è riuscita, nonostante una grossa squadra, a venire a capo di questa partita, ecco.